4-2, vittoria del campionato matematica per San Bernardo che guadagna in anticipo il pass per l'eccellenza nella prossima stagione. Andando a vedere gli altri match di questa penultima giornata di campionato, partiamo dal pareggio per 1-1 fra Paina e Robur, con i padroni di casa che si giocheranno nell'ultima giornata il quarto posto in classifica nello scontro diretto con Baita, che perde in casa dell'Osa per 4-3. Partita combattuta con entrambe le squadre capaci di portarsi avanti e farsi recuperare. Negli istanti di recupero Baita il pallone della vittoria ma lo sbaglia e sul capovolgimento di fronte Osa segna il gol che regala 3 punti e speranze in ottica salvezza. Sfida senza obiettivi fra SDS Arcobaleno e Pobinzago con i locali che guidati dalle triplette di Migliore e Ferrara conquistano i 3 punti. Pareggio che non regala tranquillità a nessuna delle due squadre per la salvezza fra San Rocco Seregno e San Pio X Bianco Cesano. Per i padroni di casa Ruffinotti sigla un'altra doppietta che però non regala bottino pieno. Infine, prosegue nel migliore dei modi il finale di stagione del Don Bosco Carugate, che travolge per 5-2 San Pietro e Paolo Desio, grazie anche alla doppietta di Galvan. Allontana Pobinzago in classifica e si situa al secondo posto in solitario. Inviata l'11 maggio, San Rocco Aso Opvi Seveso. De Gaspari è il miglior marcatore del girone, provano a riavvicinarsi in queste battute finali Ruffinotti e Spina. Pari in merito alla classifica migliori giocatori tra Menini e Spina 4-12, più indietro a 9 Lungarotti e Vitte. Infine, la classifica con San Bernardo già matematicamente in eccellenza e Don Bosco a cui basta un solo punto per avere il secondo posto, attendendo i recuperi ancora apertissima la lotta salvezza con diverse squadre ancora in gioco.